Prima faccio i dettagli e poi perdo. Le mie costruzioni sono interamente disprezzate. Ha vinto il pisello! Tanto ormai vince chi fa le cose a cazzo di cane. Ci proviamo anche noi. Giraffe ce l'hanno la coda? Sì, qua è Stepney e bentornati in questo nuovissimo video. Benvenuti in questa nuova sfida delle Build Battle, questa nuova gara di costruzioni senza scrupoli e soprattutto con tanta voglia di fare il culo a coloro che cercheranno di metterci i bastoni fra le ruote. Non le facciamo da un bel po', quindi sono un po' arrugginito, però mi raccomando, voglio un pollicione in su, arriviamo a 30.000 mi piace per questo episodio. Costruiamo, va? Mi hanno detto che potevo diventare chi volevo, così sono diventato FaviJ. Basta stupidaggine, andiamo a giocare. Com'è che ci sono 29 giocatori su 16 in questa lobby? Non torna. Dobbiamo costruire un Babbo Natale. Non siamo proprio nel periodo adatto, però va bene. Visto che tutti faranno sicuramente la stessa cosa, noi ci inventiamo un creeper natalizio in 3D. Non sarà semplice, ma noi ci proviamo alla grande. Facciamo le quattro zampettine. E per chi non lo sapesse, il creeper è il mal riuscimento della creazione di un maiale. Non chiedetemi come sia possibile questa cosa, però è così. Dobbiamo iniziare però a fare anche la parte rossa del Natale, altrimenti tutto verde qua. In 3 minuti si possono fare grandi cose. L'importante è non stare a riempire dentro, che non mi serve a nulla. La striscetta bianca della cintura. Qui ci mettiamo il black wool e poi al suo interno ci mettiamo un blocco giallo. E io giustamente sono furbo. Prima faccio i dettagli e poi perdo. Bellino, così mi piace. La cosa positiva di fare un creeper Babbo Natale è che non gli devi fare le braccia, perché i creeper non ce l'hanno le braccia. Ammazza però se sta avvenendo brutto. È decisamente strano questo creeper. Dai ragazzi, non tutte le ciambelle riescono col buco, ormai lo sapete. Tutta Natalizio ci siamo, il problema è il resto. Mamma mia, se l'ho fatto brutto. Sto almeno provando a fare tipo una scarpetta. Una scarpetta di Cenerentola, sì. Facciamo così, intanto mettiamo della neve. Mettiamo il tempo scuro e mettiamo, no, un pochino più di luce. Un pochino di più, tipo così, già meglio. Non sarà il miglior creeper di sempre, però dai, il tema natalizio c'è. Ho seri dubbi su come andrà a finire. Lui, per esempio, non ha fatto Babbo Natale, ma ha fatto la letterina con la tartaruga. Cioè, mi spieghi che cosa ci incastra? Perché ha fatto Babbo Natale col tutù e la gamba di legno? Ma è bruttissimo. Questo cos'è? Il tentativo di emulare la slitta? Può darsi, ma per me è poop. Lui ha deciso di non allontanarsi troppo da quella che era la traccia di base. Ha fatto un bel Babbo Natale, c'è poco da dire. Molto bello, probabilmente perderemo da lui e non da questo pisello. Mannaggia i piselli. Solo è poop. Non sono sicuro che questo sia meglio del nostro, ragazzi, eh. Detto proprio sinceramente. Che poi pensandoci bene, il mio potrebbe essere anche scambiato per il Grinch. Questa cos'è? A nonna Natale. Dai, è carina l'idea del creeper natalizio, vero? Che cosa devo tipo? Poi schifo. Un altro normalissimo Babbo Natale. Non posso votare gli negativi, giustamente, perché la traccia è giusta. Questa è bella, però. La slitta con le renne, mi piace. Peccato che solo una aveva il naso rosso. Che cos'è questo aggeggio? Non ha niente di natalizio. Cioè, mi dispiace, ma è poop. La faccia di Santa Claus, secondo me, siamo al terzo posto per adesso. Ok, probabilmente dopo questo qua non arriviamo neanche al terzo posto, perché ha fatto un bel Babbo Natale lui. Come ho fatto arrivare decimo? Cioè, significa essere arrivati ultimi. Ma stiamo scherzando? Non era bellissimo, ma non era da decimo posto. Infami! Le mie costruzioni sono interamente disprezzate. Tema Mars. Italiano Mars. Che cosa significa? Devo fare Marte o devo fare il cioccolatino? Chi me lo spiega a me? Nel dubbio facciamo il pavimento rosso. Anzi, con la red sand, così che probabilmente possiamo mettere anche i ramoscelli. Come caspita si chiamavano? Cazzo ne so, metti qualcosa per terra. Non si può mettere nulla. Come faccio a emulare un cratere io? Ci vogliono 2 mesi. Boh, tappo qua giù e basta, in modo da creare un particolare del pianeta Marte, perché questo sarebbe il pianeta alla fin dei conti. Unica cosa che mi viene in mente è che potrei fare un'astronave. Ma sapete quanto ci metto a fare un'astronave? 2 anni. Tipo una robetta del genere. Dammi dei lapislazzuli. Una sorta di sonda spaziale che è andata su Marte per scoprire se ci fosse o meno l'acqua. Che caspita mi invento? Cioè, boh, non saprei neanche che dettagli metterci. I funghi si possono mettere? Neanche, nemmeno i funghi. Fermi, l'ho visto. Dead Bush. Questo si può mettere, sì, che bello. Ma sì, dai, costruiamo anche la prima casa su Marte. Ma cosa vuoi di più? Una casa molto, ma molto particolare. Tant'è che non c'è manco il tetto e la porta. Ma cos'è sta roba? Questo ha fatto un alieno che sguazza nell'acqua. L'idea però è carina. Lui ha creato lo spazio e teoricamente ha creato il pianeta Marte. Bravissimo, cioè, sono stati bravi. Questo no, questo è bruttissimo rispetto a quello di prima. Non manca mai, no? Un bel pisellino. Sono più che certo che non sia rettangolare Marte. Io mi sono concentrato sulla
sulla superficie, cioè non sapevo che caspita fare, sono diventata una navicella e la gente vota poop e super poop. Ma vaffanculo. Mi raccomando, fate vincere questo, eh. Super poop. Anche lui ha fatto l'astronave, gli hanno copiato. C'è qualcosa che non torna. Che cos'è questo? Oh, complimenti. Che cosa enorme che hai fatto. Ha vinto il pisello. Che cosa? No ragazzi, ma non ha più senso fare le build battle. Seriamente, cosa sto giocando a fare? È tempo perso. Mi sta salendo il nervoso. Cioè, io sono qua per fare un qualcosa di bello e positivo e vincono quelle merde. Toh, devo fare la giraffa, mo. Guarda che caspita mi invento. Boh, la giraffa è altissima, teoricamente. Facciamo così. Intanto, pavimento cambiato. Facciamo le zampettone della giraffa. Ricordiamoci che il punto caratteristico è il collo. E tra l'altro i colori sono giallo e marrone e nero. Com'è? Tipo maculata la giraffa, non è pari pari. Devo pure inventarmi le texture delle giraffe. Giraffe. Secondo me una cosa del genere ci sta alla grande, va benissimo. Anche se qua sembra che abbia un calzino. Dai, su, tutto giallo che poi lo modifichiamo. Corpo così direi che è più che sufficiente. Ora iniziamo a pensare alla testa, va. Fino a qui ci siamo. Ingrandiscila un po' quassù. Ho bisogno di un po' di marroni qua e là. Giraffe ce l'hanno la coda? Boh, secondo me è molto carina la mia giraffa rispetto a quello che potevo inventarmi. Anche se la faccia sembra un po' una papera. Adesso facciamo con il wood un albero. Veloce, spara quest'albero. Più illusione, perché non puoi. 15 secondi rimanenti, non ce la faremo mai. Veloce, veloce, veloce. Giacco. Ok, ho finito. La mia giraffa è bellissima. Abbiamo avuto la mia stessa idea, però la faccia è bruttissima. Cos'è questo? Non assomiglia a una giraffa. Oop. Questo sembra un ghepardo senza occhi e senza bocca soprattutto. La mia, la mia è bellissima ragazzi. Dai, stavolta hai merito di vincere, eh. Che caspita è sta geggio? Ma che cazzo. No, non ci sono storie. Questa la vinco io. Ma proprio zitti tutti pure, eh. Mi arrabbio se non vinco sta partita. Guardate, questa non è una giraffa. Questa per esempio è già più carina delle altre, ma non saprei. È un ariete. Guardatelo con la lingua di fuori. Sono arrivato secondo. Cavolo. Per un pelo. Ma la mia è più grossa e più bella. È cornuta sta giraffa. Cazzo, ma la sai che forse la giraffa c'aveva davvero le corna? Water element. Per fare un elemento dell'acqua bisogna in primis fare il pavimento acquoso. E già che ci sei, perché no? Facciamo anche piovere. Che cosa ci inventiamo, eh? Un qualcosa di non definito? Un mostriciattolo che proviene dalle profondità marine? Secondo me potrebbe avere senso come idea. Tanto ormai vince chi fa le cose a cazzo di cane. Ci proviamo anche noi. Queste costruzioni danno la possibilità di esprimere al tasto destro del tuo mouse, spammato come si deve, al massimo della sua espressività. Ma sì, senza paura, vai, vai, vai. A parte gli scherzi, un minimo di idea su come lo voglio fare ce l'ho. Spero di riuscire a realizzarlo. Lo facciamo bello alto come struttura, poi proviamo a chiuderlo sopra e al centro ci facciamo due occhi belli gialli accesi. Ok, perfetto, una cosa del genere. Adesso prendiamo un punto, tipo così, ci mettiamo della lana per arrivare al centro, poi ci mettiamo gli occhi. Proviamo a metterci anche la bocca. Oh, l'idea a me non sembra malvagia. Potrei metterci anche del glass panel, sinceramente. Qui è un po' bucato, forse sarebbe meglio chiuderlo. Non so se vi ho reso l'idea di quella che era appunto il mio progetto in mente. Come se fosse davvero un elementale dell'acqua celato all'interno di quest'onda gigantesca. Non so cosa ci incastri il ghiaccio, però ce lo metto perché fa colore. Che ne dite? A voi piace come idea? Come creazione? È molto casuale, deve essere un po' stilistica, ecco. Mi faranno marcire all'inferno, lo so già. Lo so già, che palle. Per renderlo ancora più sensato, magari gli butto addosso dei secchi d'acqua. Vai, bella robetta, così. Vai, 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 sì, 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 ci sta, ci sta. A me non dispiace. Il problema è che saranno gli altri a giudicarlo. Questo cos'è? Una sirenetta. Vi piace il mio elementare dell'acqua? Guardate dentro, c'è una faccina. Cosa voti, super poop? Bello invece questo secchio. Deve essere proprio carino. E la madonna, non vorrei mica mai perdere da una mezza onda in mezzo al mare. Wow, è il genio della lampada. Aspetta, se premo il bottone che succede? Esplodi? Perché? Che cosa c'entra? Non ha senso questo, lo capite? Un unicorno marino, certo. Come il gamberetto, la stessa cosa. Hai fatto bene, hai fatto un bicchiere d'acqua. È la cosa migliore. Questo ha fatto un topo che sembra Sonic volante. Dai, ti do un ok. Questo che caspita è?
Non c'è male. Potevi fare un pochino meglio, però un leggendario te lo meriti sto cazzo, super poop. Sono arrivato sesto. Ha vinto la sirenetta, eh. Un water elemental e te mi fai la sirenetta e vinci. Vaffanculo. Ora capite, ragazzi, perché faccio sempre meno le build battle, perché mi fanno passare veramente la voglia di giocare. Aspetto però, come al solito, il vostro responso, il vostro giudizio qua sotto nei commenti. Se vi è piaciuto il video, mi raccomando, spolleggiate, condividete, scaffate, al prossimo video. Quando stai per tutto. Ma ti rendi conto? Ha vinto il pene prima. Ma su.